Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio parlarvi dell'epilazione a luce pulsata che faccio con il Kit Brown Silk Expert Speciale Beauty Edition, che contiene un dispositivo a luce pulsata per la rimozione dei peli del viso e del corpo, che è questo, più una spazzola esfoliante corpo, che è questa. E adesso vi faccio vedere in dettaglio il contenuto di questa confezione. Ok, all'interno della confezione abbiamo un dispositivo per l'epilazione a luce pulsata e una spazzola a corpo. All'interno di questa confezione c'è appunto questo che è il dispositivo per l'epilazione. Poi sotto abbiamo tutti i cavi dell'alimentazione. Per l'alimentazione questa testina per coprire la spazzola e poi abbiamo il manuale di istruzione per l'epilatore e il manuale di istruzione per la spazzola esfoliante. L'epilazione a luce pulsata tramite questo apparecchio riduce la crescita dei peli fino ad eliminarli definitivamente dopo un certo periodo di trattamento. Le aree del corpo indicate per l'utilizzo sono, come riportate sul manuale di istruzione, per la donna gambe, braccia, ascelle, zona bikini, cioè solo la linea del bikini e non i genitali, e viso a partire da sotto, gli zigomi. E non utilizzare l'apparecchio vicino al contorno occhi e sulla fronte, mentre per l'uomo sono spalle, torace, schiena, braccia, pancia e gambe e non utilizzare l'apparecchio su viso, collo e genitali. Questo dispositivo funziona con l'energia luminosa emessa dal fascio di luce che fuoriesce, che agisce sulla melanina contenuta nelle cellule del follicolo pilifero da cui si origina il pelo e che sono evidenziate in azzurro in questo grafico. Andando ad agire sulla melanina, queste cellule del follicolo pilifero vengono eliminate, impedendo così al pelo di riformarsi. Per questo motivo, Brown Silk Expert non è adatto a tutti, ma dipende dal colore dei peli e dal tono della pelle. In particolare, è molto efficace su tonalità della pelle da chiare a media e su un tipo di peli di colore scuro. Per questo voglio farvi vedere un grafico che è contenuto sempre in questo libretto di istruzioni che si trova all'inizio, dove praticamente vengono riportati da un lato il colore dei peli e dall'altro lato il tono della pelle, i vari tipi di tono di pelle. Come potete vedere, Brown Silk Expert non agisce per chi ha un colore di peli biondo, rosso o bianco e grigio e neanche per chi ha un tipo di pelle, un tono di pelle molto molto scuro. Mentre per tutti gli altri toni di pelle più chiari e per un colore di peli più scuro è efficace. In particolare io mi trovo in questa zona dove ho un colore di capelli che è biondo scuro e un tono di pelle che corrisponde al numero 2, per cui come potete vedere c'è la spunta e quindi su di me è efficace. E infatti su di me Brown Silk Expert è stato molto molto efficace, ha eliminato tutti i peli del corpo, in particolare sulle gambe e anche sul viso. Io nella zona del viso, soprattutto in questa zona, ho una pelle grassa, per cui inizialmente quando facevo la ceretta, subito dopo la ceretta, questa zona si riempiva di brufoli, perché la ceretta non fa altro che estirpare il pelo, la ghiandola sebacea che è collegata al follicolo pilifero si attiva, inizia a produrre il sebo e si forma il brufolo. Dopo circa una settimana e mezza, i peli del viso mi ricrescevano, quindi ero costretta a fare una seconda ceretta e dopo qualche ora da questa ceretta sul mio viso ricomparivano i brufoli. Quindi praticamente avevo il viso pieno di brufoli sempre. E devo dire che Brown Silk Expert mi ha aiutato proprio in questo, soprattutto appunto nella zona del viso, perché dopo i vari trattamenti mi ha permesso di eliminare i peli superflui della zona del viso e mi ha permesso anche di eliminare i brufoli dal viso e quindi con un solo dispositivo ho eliminato sia i peli superflui sul viso e sia la comparsa dei brufoli.
Inoltre voglio segnalarvi che è sconsigliato utilizzare Brown Silk Expert subito dopo un'esposizione al sole perché la pelle è molto più sensibile, quindi bisogna aspettare una settimana, prima di utilizzare la luce pulsata se si è avuta un'esposizione al sole e anche evitare l'esposizione al sole subito dopo il trattamento con la luce pulsata, sempre per lo stesso motivo. Per quanto riguarda l'utilizzo dell'apparecchio, c'è un calendario da seguire, come riportato nel manuale di istruzione, che è questo. E il calendario del trattamento consiste di una fase iniziale ed una fase di mantenimento. Quindi, se è la prima volta che fate l'epilazione a luce pulsata ed è la prima volta che utilizzate questo dispositivo, dovete sottoporvi ad una fase iniziale che consiste di un trattamento a settimana per 4-12 settimane. In questo modo, poiché non tutti i peli si trovano nella stessa fase di crescita, facendo un trattamento a settimana per minimo 1 mese, massimo 3 mesi, riuscite a prendere tutti i peli nella fase di crescita dove sono più sensibili alla luce per poterli eliminare definitivamente. Quindi, durante la fase iniziale, vedrete una diminuzione della quantità di peli che ricrescono. In particolar modo, man mano che andate avanti, nella fase iniziale, una maggiore quantità di peli non ricrescerà più. A me è capitato già dopo 2 mesi, per cui io dopo 2 mesi sono passata dalla fase iniziale alla fase di mantenimento. Comunque, quando iniziate a notare che una forte percentuale di peli già non ricresce più, potete passare alla successiva fase di mantenimento, che consiste in un trattamento una volta al mese per 18-24 mesi. In particolare io, poiché lo utilizzo da più di 3 anni, mi trovo in una fase che è oltre la fase del mantenimento ed infatti faccio un trattamento secondo necessità ogni 2 mesi, ad esempio, perché la maggior parte dei peli a me è stata già definitivamente eliminata. E adesso passiamo al suo funzionamento. Vi descrivo anche brevemente l'apparecchio, ma comunque è molto semplice il suo utilizzo. Per quanto riguarda l'accensione, bisogna collegare il cavo dell'alimentatore, che è questo, tramite questo spinotto all'alimentatore, che è questo. Dopo averlo collegato, bisogna collegare questo secondo filo tramite questo secondo spinotto al dispositivo dalla parte di dietro, in questo modo. E dopodiché bisogna collegare questa spina alla presa della corrente elettrica. Io per comodità qui ho una prolunga, in questo modo, e l'apparecchio si è acceso. E adesso brevemente vi descrivo come è fatto questo apparecchio nei particolari. Allora, c'è questa finestra anteriore, che è la finestra di trattamento di colore giallo. Ai due lati ci sono questi due sensori che leggono il tono di pelle. Questa parte, quindi sia la finestra di trattamento e i due sensori, debbono essere appoggiati e combaciare perfettamente sull'area della pelle che si vuole trattare. Successivamente, i due sensori leggeranno il tono di pelle e comunicheranno l'informazione al dispositivo, il quale emetterà un fascio di luce di intensità proporzionata al tono della pelle. L'intensità della luce verrà evidenziata dai LED che si accendono in queste due barre laterali di alimentazione. Quindi, più la pelle è chiara e più intenso sarà il fascio di luce che verrà emesso dall'apparecchio. Come potete vedere, in questo momento l'apparecchio sta leggendo il mio tono di pelle e al lato, qui in queste barre laterali, viene praticamente evidenziata, a seconda di quanti LED si accendono, l'intensità del fascio di luce che verrà emessa. Maggiori sono il numero di LED che si accendono e più forte sarà l'intensità di luce che verrà emessa dall'apparecchio. Ovviamente i sensori debbono essere aderenti alla pelle perché se si alza oppure solo uno è appoggiato e l'altro non è appoggiato, come potete vedere il dispositivo non legge il tono di pelle e quindi non verrà emesso nessun fascio luminoso.
E quindi, dopo che si è posizionata bene la finestra di trattamento con i due sensori sull'area della pelle che si vuole trattare, bisogna premere questo pulsante che si trova sul dorso dell'apparecchio e verrà emesso un fascio di luce. Quindi si preme e si rilascia e si passa alla zona successiva. Questo tipo di modalità in cui si preme e si rilascia il pulsante è chiamata modalità precision perché praticamente viene utilizzata nelle aree del corpo che sono difficili da raggiungere, come ad esempio mento, caviglie, ascelle, parte superiore delle labbra, mentre quando si ha a disposizione delle aree del corpo più estese, come ad esempio braccia, gambe, guance, si procede con una modalità di trattamento che si chiama gliding, per cui si appoggia lo strumento sulla zona del corpo che si vuole trattare, si preme il pulsante e non si rilascia più, ma si procede procedendo quindi con la zona che si vuole praticamente trattare. Quindi si preme il pulsante, si mantiene premuto e si procede lungo tutta la zona che si vuole trattare. In particolare io quando appunto faccio le gambe faccio con questa modalità gliding e mi trovo molto bene perché si fa molto più velocemente. Poi per le aree più sensibili oppure in caso di primo trattamento c'è questo pulsante con una piuma disegnata sopra che quando si schiaccia il dispositivo si mette in modalità delicata, cioè emette un fascio luminoso di minore intensità, quindi più leggero, e poi si procede normalmente come prima. Ovviamente poi per togliere questa modalità delicata basta ripremere il pulsante. Voglio segnalarvi due cose da fare durante il trattamento. Se vi dà fastidio agli occhi il fascio di luce, potete anche usare degli occhiali da sole oppure potete guardare da un'altra parte. Io generalmente, poiché mi piace vedere proprio dove faccio il trattamento, utilizzo degli occhiali da sole e poi durante il trattamento bisogna evitare di trattare due volte la stessa zona perché questa potrebbe subire degli arrossamenti. Un'altra cosa da fare prima di iniziare il trattamento è quella di preparare la zona della pelle che si vuole andare a trattare. La prima cosa da fare è eliminare tutti i peli visibili sulla superficie della pelle e sul libretto di istruzioni c'è scritto con il metodo di rimozione che si preferisce. Quindi dopo aver eliminato i peli visibili sulla zona della pelle che si vuole andare a trattare, bisogna lavare quella zona e asciugarla e poi praticamente è pronta per poter essere sottoposta al trattamento con l'epilatore a luce pulsata. Inoltre, poiché questo kit contiene anche questa spazzola esfoliante corpo, si consiglia di utilizzare sulla zona della pelle che poi subirà il trattamento con l'epilatore a luce pulsata questa spazzola per prima, quindi prima di eliminare i peli, perché questa spazzola, oltre a fare uno scrub e quindi ad eliminare le cellule morte dalla superficie della pelle, alza i peli e anche quelli più incarniti e quindi permette poi che il successivo metodo di rimozione dei peli li possa rimuovere tutti completamente. In particolare questa è una spazzola per il corpo che sfrutta l'azione delle microvibrazioni per fare praticamente un'esfoliazione alla pelle. Quindi questa spazzola può essere utilizzata oltre che accoppiata al dispositivo a luce pulsata anche singolarmente con l'uso di uno scrub o di un gel doccia per migliorare l'aspetto della propria pelle, quindi per fare uno scrub più profondo della propria pelle, però questo è un tipo di spazzola che deve essere usata sul corpo e non sul viso. Ok, e dopo avervi fatto vedere nel dettaglio come sono fatti e come funzionano l'epilatore a luce pulsata e la spazzola esfoliante corpo, non mi resta che farvi vedere come l'utilizzo su di me. In particolar modo utilizzo l'epilatore a luce pulsata su tutta la gamba, sotto le ascelle e sulla zona del viso a partire da sotto i zigomi, quindi da questa zona, quindi faccio tutte le guance, faccio la zona del mento, la parte superiore e tutto intorno alle labbra e anche questa parte sotto al mento. Ok,
Ok, per farvi vedere meglio come faccio, mi sono sistemata qui sul divano, ho messo un asciugamano sotto e quindi parto subito con l'esfoliazione di tutta questa zona. Farò gamba e coscia, quindi farò un'esfoliazione veloce di tutta questa zona che poi tratterò con l'epilazione a luce pulsata. Allora, questa è la spazzola esfoliante corpo che è uscita nel kit e adesso la passo su tutta la zona con movimenti circolari in modo da fare uno scrub su tutta la pelle, ma soprattutto in modo da andare ad alzare i peli che magari si sono alcuni anche incarniti, in modo che poi dopo, quando passerò l'epilatore, ma potete utilizzare anche un rasoio, tutti i peli verranno rimossi completamente. Lo faccio anche sul collo del piede. Ok, dopo aver fatto lo scrub sulla zona da trattare, passo alla rimozione dei peli che sono su questa zona. Allora, vi dico subito che io praticamente non ho quasi più peli né sulla gamba e né sulla coscia, perché su di me l'epilazione a luce pulsata ha funzionato molto molto bene e me li ha già eliminati definitivamente. E poi tenete presente che io lo sto utilizzando già da 3 anni e quindi già ho fatto la fase iniziale, la fase di mantenimento. Adesso lo faccio solamente quanto ne ho bisogno e devo dire che praticamente non mi ricrescono più i peli, però comunque faccio sempre il passaggio della rimozione di eventualmente qualche pelo che comunque è cresciuto, che magari non si vede nemmeno. Faccio sempre appunto il passaggio della rimozione dei peli con l'epilatore elettrico di Braun, però se non avete questo voi potete fare anche con un semplice rasoio come questo di Bic. Quindi con un semplice rasoio potete passare praticamente su tutta la zona che dovete poi andare a trattare. Io in particolare faccio con l'epilatore elettrico. Anche qui parto dal collo del piede, faccio tutta la gamba e poi anche la coscia, facendo molta attenzione alla zona delle ginocchia, che è quella più difficoltosa dove eliminare i peli. Ok, e dopo aver epilato la zona da trattare, la pulisco. Voi potete utilizzare anche acqua e sapone. Io, siccome già l'ho fatto prima, praticamente pulita, elimino con l'asciugamano solo eventualmente qualche pelo che è rimasto sulla superficie. Ok, allora prima di iniziare con la luce pulsata metto un normalissimo paio di occhiali da sole per evitare che il fascio di luce mi possa dare fastidio agli occhi. Non è dannoso, però se vi dà fastidio comunque la luce, che è di una certa intensità, potete usare appunto un normalissimo paio di occhiali da sole come faccio io. E adesso sono pronta per il trattamento. Allora, bisogna posizionare il dispositivo sulla zona da trattare, premere il pulsante superiore e poi spostarsi lungo tutta la gamba. In questo momento io ho il pulsante sempre premuto perché sto utilizzando la modalità gliding, che è quella che permette di fare ampie zone del corpo molto più velocemente. Infatti, come vedete, è molto facile, scorre molto velocemente e quindi qui si può trattare la gamba nel giro di pochi minuti.
faccio anche il piede. Che è un po' più difficile da trattare, però si può fare. La cosa importante è non ripetere il trattamento sempre sulla stessa zona, ma spostarsi sulle zone successive. Anche perché se si ripete il trattamento, poi l'area ripetuta diventa rossa e può dare fastidio. E così si procede lungo tutta la gamba e successivamente sulla coscia. Come potete vedere, a seconda dei vari punti della gamba, il dispositivo legge un diverso tono della pelle e quindi emetterà una diversa intensità luminosa. In questo caso l'intensità luminosa è pari a 2 LED. Invece, se mi sposto in un'altra zona, ad esempio qui, come vedete, l'intensità luminosa è più alta, è pari a 3 LED. Questo dipende dai vari punti della pelle. E da quello che lui legge nei vari punti della pelle, anche qui è pari a 3 e quindi emetterà un fascio luminoso di intensità pari alla lettura che ha fatto. Quando poi uno dei due sensori non aderisce perfettamente alla pelle, vediamo che non viene emesso nessun fascio luminoso perché non ha fatto nessuna lettura. Ok, poi per quanto riguarda le ascelle, utilizzo un rasoio per rimuovere i peli che sono presenti, i peli superflui. Dopodiché utilizzo l'epilatore a luce pulsata in questo modo. Quindi parto dall'alto e sempre tenendo premuto il pulsante, scendo verso il basso. Siccome i peli dell'ascella sono più duri, sono un po' più spessi rispetto ai peli del resto del corpo. Vi consiglio di insistere di più con i trattamenti in questa zona per poter iniziare a vedere i primi risultati. Ok, anche l'ascella è fatta e adesso passiamo al viso. Ok, adesso per il trattamento a luce pulsata sul viso bisogna essere completamente struccati, quindi la pelle deve essere completamente libera dalla make-up. Siccome in questo momento sono truccata, mi struccherò con quest'acqua micellare, questa è la Garnier La Bifase con olio d'argan e poi sarò pronta per poter fare il trattamento con l'epilatore a luce pulsata sul viso. Eccomi completamente struccata, il viso è senza make-up e asciutto e adesso posso passare al trattamento con l'epilatore a luce pulsata che ho già acceso. Allora, inizio dalla zona sotto praticamente agli zigomi e poi scendo lungo tutta la guancia, in questo modo. Poi passo alla zona successiva. E quindi, come potete vedere, è molto veloce e molto comodo. Vado anche in questa zona sotto il mento.
poi faccia anche la zona intorno alle labbra. Allora, nella zona intorno alle labbra, per evitare che il fascio di luce possa darvi fastidio alle labbra che hanno una pelle molto più sottile, vi consiglio di chiudere le labbra in modo che non arrivi alcun tipo di luce sulle labbra. Così. Faccio bene tutta la zona del mento, che è più difficile da trattare perché è più spigolosa. Dopodiché passo all'altro lato. Questo è tutto il trattamento che ho fatto sul viso. Come potete vedere, non c'è nemmeno nessun tipo di arrossamento, quindi il mio tono di pelle tollera molto bene l'intensità luminosa che viene emessa dal dispositivo. E devo dire che da quando utilizzo questo epilatore a luce pulsata non ho più peli superflui sul viso, la pelle del viso è liscissima, non ho più brufoli, non compaiono più brufoli come quando facevo la ceretta, e quindi sono davvero molto molto soddisfatta del risultato ottenuto con l'epilazione a luce pulsata sia sul viso che sul corpo. Ok, e con questo è tutto per oggi. Spero che questo video sull'utilizzo dell'epilatore a luce pulsata e sulla mia esperienza con l'epilazione a luce pulsata che ho fatto a casa vi possa essere utile. Io vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video.